Va bene, allora noi vi abbiamo parlato poco fa di un ideatore che ha sviluppato questa app per la psicoterapia. Noi ce l'abbiamo al telefono allo 02 25 15 15. Filippo da Milano, ciao Filippo. Ciao. Filippo, 29 anni, startup che ha creato questa applicazione per telefoni che ha a che fare con la psicoterapia. Raccontaci tutto. Attenzione. Sì, allora, sostanzialmente è un'app innovativa che ti consente di chattare istantaneamente con un professionista in base agli argomenti che scegli nel momento in cui la scarichi. Qualsiasi argomento, tipo, non so, sessualità, amore, problemi di coppia, problemi in famiglia, problemi di qualsiasi genere. E tu chatti anonimo. Ok, ma c'è, ma è gratuita questa cosa oppure c'è un abbonamento da pagare? Costerà. Allora, all'inizio, al periodo conoscitivo, i primi due giorni sono gratuiti perché entri in contatto e conosci il tuo terapeuta. Ok, okay. Quindi c'è una, anzi sono più di due giorni in realtà. Sì. Quasi tre. Dopodiché, a seconda, cioè, se decidi di proseguire, andare avanti, instaurare, diciamo, un rapporto un po' più profondo, un po' più intenso, scatta l'abbonamento, che comunque è un abbonamento. Vabbè, costa quel che costa, dai. Sono professionisti o è gente che ha preso la laurea in Albania e poi dice impiccati subito? No, sono tutti italiani, sono tutti professionisti che hanno studiato anni e anni. Sì. E no, sono tutti molto bravi. Ok, ci sarà un cinese da Beijing che probabilmente ti scrive ho problemi di amore. Cosa ti risponde? Ti risponde con un proverbio cinese. Esatto. Benissimo. Allora, Filippo, provare per credere. No, tra poco esatto, tante domande per tantissime domande, esatto. Beh, a parte ci chiedevano il nome, vabbè, insomma, dillo una volta sola proprio velocemente. Il nome è Cozily, scrive Cozily. Ok. Al logo di un panda con gli occhiali. No, vabbè, un logo di panda con gli occhiali. Per dire. Per dire. Quindi allora spiegaci meglio come funziona. Uno, diciamo, all'iscrizione mette anche dei temi, diciamo, che vuole affrontare, giusto? Sì. Cioè deve metterli già prima. Quindi sì, non certo. È che poi dopo problemi, sì, problemi di qualsiasi natura, cioè chi è dai più seri, cioè si passa dalle fiorenze a argomenti un po' più soft come, che ne so, sessualità, amoretti, famiglia, cioè praticamente quello, caffè, doccio o bagno, questo quello che un tempo faceva Cioè la rivista, no? La rivista delle ragazzine, adesso lo fa questa applicazione. Ma avete mai risolto un problema di qualcuno? Allora, diciamo che questa è una cosa un po' più seria della rivista Cioè delle ragazzine, sì, non sembrerebbe per quanto avesse dei seri fondamenti clinici, cioè, però sì, vabbè, sì, cioè, sì. Se tu dici così. Senti, ma com'è nato lo spunto, l'idea, a parte i rumori che sentiamo, com'è nata l'idea di fare questa applicazione? Beh, ragazzi, son tempi duri, sono tempi difficili in cui i problemi sono tanti e insomma anche con l'età aumentano. Cioè, ma l'avete testata ad esempio su di voi, su delle cavie, come ha funzionato? Sì, l'abbiamo testata un annetto e mezzo fa, prima di fare lo sviluppo. Uh-huh. L'abbiamo testata via Telegram, cioè prima, diciamo, un tentativo di far vedere se poteva funzionare una cosa del genere. Contestualmente abbiamo scoperto che negli Stati Uniti già esisteva e poi siamo stati incubati in bocconi perché l'idea è piaciuta e abbiamo cominciato a svilupparla. Avete copiato l'idea agli americani? No, avete scopiazzato un'idea americana? No, e come l'ho appena detto? No, negli Stati Uniti c'era, l'ha portata in Italia. È stato un caso il fatto di averla, a volte casualità. Si arriva alla stessa conclusione da percorsi. No, volevamo chiederti, insomma, nella pratica come si fa poi a creare un'applicazione, cioè dall'idea poi alla pratica? Esatto. È una cosa abbastanza lunga, per creare Cozily ci abbiamo messo almeno un annetto. Un annetto, cosa vuol dire quindi? Prima bisogna idearla e poi... Anche perché sì, c'è l'ideazione, la strutturazione, cioè bisogna pensare a come farla, come proprio le schermate, cioè sarà banale, ma cioè bisogna anche imparare a strutturarle. Certo. E poi ci sono due sviluppi, lo sviluppo per i dispositivi tipo iPhone, Apple e i dispositivi per Android. Certo, ci sono anche i dispositivi Windows, però giustamente ci sono anche altri dispositivi, però voi vabbè, chi se ne frega. Ma senti, è prevista all'interno, ricordiamo, un'app che mette in contatto un potenziale cliente, diciamo, con uno psicoterapeuta, tutto tramite app. Non è prevista quindi uno step di incontro vis-à-vis, diciamo, di persona fisico? Allora, per il momento no, però abbiamo pensato di inserire le videochiamate a breve. Per il momento c'è la chat, e la chat, il piano della chat costa come una seduta al mese, però
costa praticamente il piano, l'abbonamento mensile costa come una seduta più o meno, di meno probabilmente. Buono. Allora ci sta un grande in bocca al lupo anche a voi, avete raccontato la vostra storia qui a Generazione Cervellini, bella, su RTL 125, molto originale però, posso dire, molto originale. Inizieranno a tremare gli avvocati e tutti gli altri professionisti a questo punto. Ovviamente ciao Filippo, un saluto anche agli altri ideatori di questa app.